Nel 1982 ero un ragazzo che amava i Beatles e Rolling Stones. Amavo Jimi Hendrix, i Doors, i Pink Floyd, ma più di tutti amavo Frank Zappa. Suonavo la chitarra e ne avevo due, come quelle del mio idolo, una Fender Stratocaster e una Gibson SG. In quel periodo stavo facendo il servizio militare a Pordenone, in Nord Italia, a 1500 km da Palermo, la mia città. Quella fu un'estate speciale. Zappa era in tournée in Italia e avrebbe fatto un concerto a Palermo il 14 luglio, il giorno del mio compleanno. Avrei potuto perderlo. Tempo prima mio padre si era ammalato di leucemia. Poi si era ripreso e aveva ricominciato a fare commercio di auto usate. Le comprava in Germania e le rivendeva a Palermo. Decise così di venirmi a prendere e fare quel viaggio insieme verso la Sicilia. E così sarei andato al concerto. Nel 1982 Massimo era con Frank Zappa. Era con lui durante quel tour. La nostra grande amicizia era nata 10 anni prima e anche noi, durante quella tournée dell'82, attraversammo tutta l'Italia, da nord a sud. Frank called me up before the show and say they offer me 12 days in Rome, 12 days in Italy. E mi disse, mi hanno offerto questa tournée, ma se tu vieni con me e mi dai una mano, io accetto, se no non se ne parla di andare in un paese come l'Italia. E così cominciò la tournée. Yeah, I mean the touring business is always filled with crazy surprises like that, people trying to rip you off and whatever, but I'm sure it was even more like the Wild West, you know, 30 years ago, coming through Italy, especially the south of Italy. Genova, Pistoia, Roma, Napoli, Palermo, erano 14 date, 12-14 date, una cosa del genere. And it was also unusual for a rock band to come and play in Sicily, right? I mean, at that time, you didn't have things like Frank Zappa playing in... Not only. But the day, the 14th of July, it's the anniversary of the saint of city, Santa Rosalia. And we were, without knowing, in the middle of the one of the worst mafia battles. Yeah. So they were, yeah, they were killing each other constantly. Like, you know, constantly. You know, in that days, you know, the mafia family, you know, they were fighting each other. Il 13 luglio mio padre venne a prendermi in caserma e cominciammo quel viaggio lungo tutta l'Italia. Partimmo nella speranza di arrivare in tempo al concerto. Durante il viaggio parlammo di tutto, tranne che della sua malattia. Quello stesso giorno, il 13 luglio, Zappa arrivò a Palermo per il suo ultimo concerto in onore delle sue origini siciliane. C'era ancora festa per la vittoria dei mondiali di calcio. Il giorno prima del concerto feci una sorpresa a Frank e lo accompagnai a Partenico, città natale di suo padre, luogo che la grande rockstar non conosceva. I suoi genitori sono emigrati negli Stati Uniti da Partinico e lei è nato in America. Di recente lei è stato a Partinico. Come l'ha trovata Partinico? When I got there, I saw we drove all around the town. A Partinico abbiamo girato dappertutto. Ho trovato alcune zone della cittadina molto povere. Non ho avuto modo di rintracciare i parenti. Dopo una ventina di minuti in giro ci siamo fermati vicino alla chiesa. Ho visto un caffè e stavo per dire, e questo è un villaggio di altri tempi. Nel 2011 Massimo è tornato a Partinico, questa volta con i figli di Frank, Dweezil e Diva, in cerca di una connessione col loro padre e con le proprie radici, così come me.
Oggi sono un regista e sto cercando di rimettere insieme i frammenti di quell'estate eccezionale. Anybody who has a connection to, you know, their own lineage and gets a chance to go to the place where it all began, you know, multiple generations back, it's intense. I never knew anything about my father's family or where he came from or I came from or like the history of. I don't know where the roots of my family are from. I'm so happy to discover that here. E Frank dice, ma è una città fantasma, questa è Partinico. Ho detto, non è che c'è granché altro da vedere, se vuoi ci prendiamo un caffè. Uscendo dal bar, piazza sempre desolata, gran caldo, grande sole, Frank si guardò intorno, allargò le braccia e disse, ti posso fare una domanda? Dice, ma secondo te, ma come ha fatto mio padre all'inizio del secolo a partire da qua e ad arrivare a New York senza neanche una lira? So here we are. So I mean, I drove your father and John here. You know, I think we probably, if I remember well, we parked over there. They went out. Your father was looking around with sunglasses, you know, very surprised, just like you are now, you know, looking around. John's mother was so hot in July. John's mother went to drink there, their water. And then we moved to the bar down there. It was the only bar. Didn't look like this. It was pretty, you know, look older, you know, but that's it. The rest is all the same. For us to experience it and know that they went into this place and probably seemed like complete, you know, aliens from another planet to the people in town at that time. E poi arrivò quel fatidico 14 luglio, il giorno della festa di Santa Rosalia, la Santuzza, patrona di Palermo. Nella città vecchia era già in corso il corteo sacro e Zappa iniziò a suonare allo stadio. Mio padre e io eravamo ancora per strada. Il viaggio era stato più lungo di quanto pensassimo. Arrivammo allo stadio in ritardo e il concerto era già finito. Non lo so che cosa accadde a Palermo, noi non abbiamo mai saputo che cosa accadde a Palermo. Di fatto ci fu una guerriglia fra la polizia e i ragazzi. Lo stadio della Favorita è un anello, è un ovale molto grande, tipo lo stadio olimpico, e sul prato non si poteva entrare, potevano stare soltanto sugli spalti. Io ricordo che quando c'erano le luci accese e la band, Frank con la band salì sul palco, c'era parecchia gente nella parte delle curve e c'era del movimento ai lati delle tribune. Ma non avevo concepito che era già un movimento di guerriglia, di ragazzi che entravano o uscivano perché fuori cominciava la battaglia. Poi a un certo punto abbiamo cominciato a sentire degli spari, erano i lacrimogeni che la polizia tirava, e i lacrimogeni finirono anche sul palco, al povero Ray White che si stava sgolando mentre cantava, gli arrivò sto candelotto e rimase senza voce e senza fiato. Frank mi chiamò, facemmo un paio d'annunci prima di andare via, dicendo state calmi, non succede niente, tutto a posto, ma non era vero, succedeva e come, perché noi lo sapevamo, ma di fuori c'era la battaglia, c'era la guerra. Ho cercato di stare calmi, non sappiamo esattamente cosa sta succedendo, però cercate di mantenere la calma, così si può andare avanti con lo spettacolo. Hanno riprovato a suonare, arrivarono altri candelotti, Frank fece un gesto, io dissi sospendiamo il concerto e scappammo tutti quanti nei camerini. Rimasi a Palermo per qualche giorno con la mia famiglia, prima di tornare al nord.
padre morì qualche mese dopo di leucemia. Anche se non vidi Frank Zappa dal vivo, quel viaggio attraverso l'Italia con mio padre è uno dei miei ricordi più preziosi.